Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati. Allora, oggi è giunto il momento di andare a prendere il cristallo. Molto semplicemente, devo andare in quella direzione, credo. Il fatto è che ci sono un paio di posti dove si potrebbe trovare del cristallo. Il problema è che sono tutti lontani. E quasi tutto nella zona ovest della mappa. Però il cristallo, anche se sono senza un volante, è assolutamente necessario. Sia per iniziare a fare qualcosa per fare le bottiglie, da potermi tenere un po' d'acqua in maniera migliore, sia perché serve per alcuni oggetti molto necessari. Quindi dovrebbe essere, sembra. Allora, il fatto è che io non so di preciso dov'è, perché questa mappa l'ho giocata poco, ma stando a seguire quello che c'è sulla spawn map, altra gerboa. Te. Allora, i gerboa, come forse avrete notato, sono sempre e soltanto di livello 1. Non possono essere di livelli superiori, di altri livelli. Quindi, allora, vediamo un po'. Dovrebbe esserci qualcosa là in fondo. Sto provando a vedere di qua. Perché in teoria c'è dall'altra parte di quelle rocce lì, che segnano praticamente a dividere a metà la mappa, maledetto telefono, e tutto dall'altra parte. Però, se vedo bene, forse da quelle rocce lì se ne dovrebbe trovare un po'. Quindi proviamo un attimo a dare un po' un'occhiata. Così a sud, andando tranquilli verso sud. Mi piacerebbe trovare anche un modo per salire e scendere. Penso che dovrò per forza fare il giro e andare verso da giù. Beh, questo è il bello di giocare una mappa poco giocata. Hai la possibilità di fare tante nuove esplorazioni. Allora, se scendo giù di là e costeggio continuando verso di lì, dovrei riuscire a trovare. Sì, non. No, 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 no! Porca! Porca, 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 porca. Cosa ci fanno qua tutti questi? Tutti. Cosa ci fanno tutti quei microraptor lì? Maledetti!
cavolo! No! Sì. Questi maledetti Micoraptor sono... Ok, passivo, così va bene. Gli hai fatto capire che comanda. Ma porca. Urca la miseria. Urca la vacca. Quel lupo sarebbe stato abbastanza pelliccia per la sella per Procoptodon. A quel punto l'andare in giro sarebbe stato molto più semplice. Sempre sperare di... Affari maledetti. Ok. Allora. Non sei neanche troppo ferito. Ah, hai anche ottenuto altro equipaggiamento di metallo, grazie. Ok, allora. Potrei provare a cercare un'altra tigre. Oppure posso girare col drago, che oltre ad avere una buona quantità di peso, fa anche da bancone. Non è affatto veloce. Ah, giusto, cavolo. Devo recuperare la sella dello smilodonte. Non intendo assolutamente starne a farne un'altra. Ce l'ho. Eccola lì. Caravacca. Ok. Allora, fammi pensare. Devo fare delle bolas che non avevo ancora fatto. E cosa mi serve? Paglia e pietra. Ok. Pietra. Ok, perfetto, ce l'ho. Ne posso fare solo 4 perché manca la paglia. Non è un problema. Per fortuna la paglia non è un problema. Allora. Se per caso mi ricordo di prendere le frecce anche... Eccole qua.
penso di poter ammazzare quei Deidon dividendoli in gruppi. Tu sei livello 130, te ammazzarti sarà... te sarai lunga da ammazzare, però... sì, così faccio decisamente prima. Fa tanto danno quanto me. Ma adesso puoi essere di nuovo volato. Più giù. Ah, almeno stai iniziando a... No, si è anche curato così. Affari maledetti. Ok, tu almeno hai 1000 punti vita. Anzi, più di 1000 punti vita. Ok, per ora quello si allontana come normale. Maledetti affari, quanto li odio. Dai che stai sanguinando. Oh, stai iniziando a scappare. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Dai, che ci siamo quasi. Orca la vacca. Finalmente. Mio Dio. Ok, vediamo di ricominciare a fare altre bolas, che lì ho un altro Deidon da ammazzare. È tutto così maledettamente irritante avere a che fare con questi affari qui.
che poi ovviamente era un 135. Su questa mappa normalmente i livelli dovrebbero essere osceni, tremendi, da schifo. E ovviamente mi trovo incastrato con un livello stupidamente alto. Ora devo recuperare la sella per Raptor e la sella per il per la tigre. Ecco qua. Qui c'è il Raptor. Quindi c'è quell'altro a fare. Ok. Oh, ok, allora devo cercare di domare un'altra tigre. Perché ho bisogno di qualcosa di veloce per andare a cercare lì il cristallo. Oppure posso provare ad andarci con questa. È di un livello tremendo, ma almeno è veloce. Tanto quanto cristallo mi serve per fare almeno un barattolo d'acqua, due più altri due per il cannocchiale, più altri 10 per un po' di per il, quella parte di stoffa del deserto, anche se lì mi serve anche il parli del diavolo. Un altro 75. E tu sembri avere molti più punti vita. Hai un po' più di punti vita. Questo ha delle statistiche migliori rispetto alla femmina di prima. Avrei preferito averla ancora la femmina di prima, ma però forse non so se vale la pena provare a usare i cercare della carne pregiata. Ma lì c'è un altro lupo. Sì, pelliccia, 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 pelliccia. No, no, ce l'ho qua. Dammi. Tu seguimi. Lupo, vieni qui. 40, sì. Livello troppo basso per essere domato. Ah, altri 40 di pelliccia, forse ci sono. Perché non l'ho presa la pelliccia. Ora l'ho presa.
Dovrei esserci. Oppure mi manca davvero poco. Porca miseria. Me ne avesse presi una sessantina come nei... come con l'altro lupo che ero riuscito a uccidere. Continuiamo a vedere se c'è qualcos'altro. Avevo trovato degli ienodonti una volta qui. Quelli sono una fonte abbastanza facile di carne pregiata. Quello è un altro Tyla. Ho bisogno del cristallo anche solo per fare il cannocchiale, così da poter vedere i livelli della gente. Che vado ad affrontare o a cacciare, o insomma, avete capito. E qua, parli del diavolo, ci sono giusto due ginodonti. Non fossero così tanto una menata da domare, sarebbero quasi da provare a domarli. Perché gli ionodonti sono molto potenti, tutto sommato. Altre frecce, grazie. Sono davvero molto buoni gli ionodonti. Ah, un altro raptor. Ok. Così sono soddisfatto. Ho abbastanza carne pregiata. Più che altro perché lo voglio domare in fretta. Mi stanno già facendo... Un paraser con cui fare anche una base mobile sarebbe cosa gradita, ma a suo tempo. Ok. Allora, tu... prenditi qualche livello extra così non muori troppo. Te! Perfetto. Ora ti do la sella. Dunque, ho carne. Volendo posso anche ottenerne... sì, sei decisamente migliore della mia tigre di prima. Dunque, vediamo un po'. Se mi porto dietro le frecce, posso facilmente cercare di prendere dei... qualche altra creatura mentre vado in giro a esplorare. Perfetto. Allora... adesso finalmente andiamo a prendere il cristallo. Quanto hai di peso? 200... sì, hai tutto sommato delle statistiche migliori. No, adesso sono... Da dove è rispuntato quel caposuco? Porca vacca. Ok. È tornato. Tu cosa sei? Tu sei un lupo.
ora sono molto soddisfatto. Finalmente. E altre frecce. Ottimo, pelle e abbastanza pelliccia da continuare a girare. Perfetto. Allora, devo andare verso sud, oltre queste pianure. Teschio gigantesco. Quanti anchilosauri? Di livello basso, va bene così. Sì, il knockback sugli attacchi delle tigri sono davvero esagerati. Allora, io ero dal di là che avevo visto, se non sbaglio. Sì, io ero lì sopra. Cioè, vuol dire che se continuo per di qua... Ah, lì ci sono degli altri raptor che però si stanno mettendo in mezzo a un sacco di... a un sacco di problemi. Un'altra nota dell'esploratore. Cioè, non è che... Ecco qua. Le rovine solitamente significano note dell'esploratore, perché nelle le note dell'esploratore sono nelle rovine. Che vuol dire che adesso si va a massacrare tutto quello che c'è per fare livelli su livelli con il mio... con la mia tigre. Oh, la miseria! Ok, sì, ottimo. Ho bisogno che non muori, quindi per ora 2000 punti vita sembrano andar bene. Adesso devo solo curarti e continuare a massacrare. Intanto anch'io sono salito di livello, ottimo. Oh. Spero di riuscire a trovare del cristallo senza dover fare troppi casini. Se ne trovo una carina, potrei provare a domare anche una limantria, già se la trovo, perché tanto si domano con le bacche e quelle le posso raccogliere ovunque. Questo è tutt'altro che un problema. Dopodiché, una limantria con la possibilità di stare a volare in giro sarebbe davvero una gran cosa. Visto che non mi ricordo se su questa mappa ci sono gli pteranodonti. No, su questa mappa non ci sono gli pteranodonti. Quindi il primo e unico volante prima degli Argentavis sono appunto le limantre, che sono a livello 31, se non sbaglio, come sella. No, allora sono... perché al 38 c'è l'optero. Che razza di livello sono? No, non voglio la roba di The Island, voglio la roba di Scorched. Ah, 36! È anche facile da fare, perfetto. La faccio di sicuro.
Però prima mi serve anche il cristallo in più in quella direzione, ma devo scendere per forza per di qua. Meno male che ho fatto quei pezzi di armatura del deserto, se no a quest'ora qui stavo messo male. Altri Daedon. Non c'è quasi acqua. Cioè non faccio in tempo a prenderla se non urca pure un lupo. Almeno sta arrivando anche il drop. Sì, tutta quella gente non l'affronto di certo con... i titanoboa però se sono... persistenti. E i titanoboa sono anche... dei bei punti esperienza. E dammi il veleno, che è molto raro. No, 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 no. Ok. Quel caprosuco mi ha fatto immediatamente cambiare idea riguardo la possibilità di fermarmi a bere lì. Vorrà dire che mi dovrò urca quanti livelli? Livello 50. Oh, sì, 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 sì. Il che vuol dire che dovrebbe esserci della roba molto interessante, tipo il rampino, la stella per Carnotauro, il fabbricatore e tutta la roba elettrica. Ecco, altro motivo per cui mi serve il cristallo, mi serve per qua. Sì, adesso mi serve per forza. Me ne servivano una dozzina, adesso me ne serviranno una ventina. Più che accettabile. Mentre te invece... ah sì, altri due livelli in danno. E tu mi devi restare sul neutrale. Ah, meno male che mi dà un sacco di isolamento questa armatura. E questa è una zona, i canyon sono una zona più fresca. Allora dai, dammi il loot. Non ho parole, davvero. Ok. Oh! Ciao bello. Non ho il necessario per provare a domarlo. Però un'occhiata veloce al livello gliela do. Significa punti esperienza. Ok, sia io che... ha fatto maluccio, è comunque un Rex, però... sì, sì, altra roba da imparare che imparerò con calma. Inizia ad avere tanta carne. Posso buttare quasi tutto. Allora, no, 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 no. L'odio, odio assoluto.
Allora, dicevo. Allora, dovrebbe essere diritto in questa direzione, qualunque sia la montagna, barra roccia, barra quello che è su cui... la misera, quanto caldo fa? 44 gradi. E lì c'è un altro Rex, ottimo. Diamo un'occhiata veloce al livello giusto per 40, curiosità. Deve essere qualcosa là in mezzo? Ah no, in quella di Rurka. Ah no, è lì sotto, lì in mezzo. Ok. Ok, lì il Rex sta facendo pulizia. Quindi vediamo un po'. È un po' più a sud in quella direzione. Sto seguendo senza alcun rimorso la resource map della Wiki, perché ripeto, non ho la minima idea di dove sia, se no cioè dovrei cercarlo volando, cosa che non un altro caposucco non sono proprio in grado di fare. Dovrebbe essere in quella direzione. Intanto vediamo di prendere qualche altra, un altro po' di punti esperienza in queste altre rovine. Che più livello io, più roba posso fare, più livella la tigre, più posso sopravvivere. E infatti un'altra, c'è una montagna qua. Ok, una montagna esageratamente calda, ma allora, lì c'è un'altra tigre. Altre tigri. Uh, 130 e 20. Uh, 130 e un qualcosa che mi piace, che vale la pena provare. Oh, sì. Riesco a prendere una tigre di livello 130, divento molto più tranquillo di quello che posso riuscire a fare. Porca miseria. Come detto, il problema degli smilodonti è che hanno davvero pochi punti vita rispetto al loro torpore. No, una tempesta di sabbia! Piantala di fare le animazioni e uccidimi, prego!
in maledette tempeste di sabbia. Ok, come cavolo me la risolvo questa? Me la risolvo che non me la risolvo, mi dovevo portare dietro la tenda, ma non ci ho pensato. Non penso di riuscire a craftarne una. E te almeno ti puoi muovere saltando per farla un po' veloce. Vede niente, ma devo assolutamente trovare quel cristallo. C'è una mantide. Niente, devo trovare un posto dove non muoia eccessivamente di caldo e aspettare che passi la tempesta. 51 gradi, porca la miseria. Però il compenso era in quella direzione, il cristallo, più o meno. Ok. Ok, ironicamente se non ti sono sopra il tuo vigore si recupera. Forse di vicino all'acqua c'è più di fresco. Ecco, qui almeno non muoio di caldo e sto anche recuperando salute. Ok, niente, aspettiamo che passi la tempesta. Cala miseria, non ho fatto malapena in tempo a riattivare. A riattivare la registrazione perché è finita la tempesta. Che un lupo è spuntato dal nulla e mi ha attaccato. Ok. E almeno posso bere di nuovo. Cosa ci fa una roccia metallifera qua? Ah, vabbè. Ok. Ok, sì, qua fa di nuovo caldo. Buttiamo qua, buttiamo qui, buttiamo qui, buttiamo qui. Ne posso buttare la maggioranza qua di sta roba. Qua sono spawnati dei gerboa intanto. E un moss chops. Huh. Non fossero una menata da dover ritrasportare fino a casa. Ok, allora. La wiki dice che so... No vabbè, 15 è davvero troppo basso. Specialmente per un volante, non ci potrei fare niente. Allora... No, più in là. Interessante. Ah, devono essere lì sopra. Però io come faccio a salire? Vabbè, un Carnotauro. Due Carnotauri.
Buia! Ok, no, sei di livello basso. Molto basso. Anche te, molto basso. Te però sei di livello cattivo. Covacca! Ma... Nota positiva del single player, almeno puoi pausare. No, fai schifo. Sei venuto a darmi fastidio mentre stavo cercando di controllare quella tigre. Quindi se... Ok. Per un secondo mi era sembrato di vedere un... Mi era sembrato di vedere un sacco suco. Ho detto, che cosa ci fanno qui? No, infatti su questa mappa i sacco succhi non ci sono. Ok. Ah, qua dovrò buttare una tonnellata di roba. Posso darti un po' di salute extra? Sicuramente non provo a domare un carnotauro. Oh, tu però sei decisamente più cattivo, eh? Ah, ecco perché ci sono così tanti carnotauri. Là dietro c'è uno Yuti. O almeno mi è sembrato. Ah, cavolo! No, aspetta, tu saresti stato... di un livello adeguato alla doma. Per questo mi serve una maledetta... Mi serve il cannocchiale. Così quando devo valutare se c'è qual... un argi. Se qualcosa è o non è da domare... Aspetta! Questo. Orca la miseria! Nah, maschio. Forse è stata una femmina. Tra l'altro tu mi sa che hai preso delle botte da... dagli scorpioni. Ok, buttiamo via tutta sta carne, almeno la maggioranza. È uno spreco, ma faccio prima a buttare anche la pelle e la chitina. Non sono nelle condizioni di... mi tengo la pelliccia perché ci è voluto un milione di anni a recuperarla. È un po' più in là. Però qui? No, 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 no. Kentrosauri sono cattivi, sono pericolosi. Kentrosauri sono molto pericolosi. Infatti. Stavo giusto per dirlo. Quanto ci facciamo che una di queste tigri che non posso volare è di livello altissimo? E sembra anche avere una tonnellata di punti vita.
Ma porca la miseria. Vabbè, almeno la carne per curare. Cosa che... mi manca tutto. Almeno la carne per curare il... la tigre. Ma porca la miseria. Almeno qua è pieno. Verrò a cercarle qui. E tutto sto casino per un po' di cristallo. Perché non posso semplicemente salire su una montagna nei paraggi, no. Sulle altre mappe ce n'è poco, come sempre, ma almeno c'è. Ok, dovrebbe essere qui da qualche parte. Puoi metterli in cima. Oh, altre note dell'esploratore. Altre rovine, quindi altre note. Vediamo un po'. Non è qui sotto, non è lì sotto. Ah, qua sopra però non fa neanche eccessivamente. Eccolo là, cristallo. C'è anche un pizzico di ossidiana. C'è un po' di metallo, c'è un po' di ossidiana. No, 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 questo posto non è male. E infatti non ho neanche bisogno di andare troppo lontano. Però prendo... Adesso lo spengo. Ok. Non è malaccio questo come posto. Se riesco un poco di ossidiana la prendo. La miseria. Ok. Allora, vediamo un po' di prendere la nota dell'esploratore che è qua. Sull'isola ho evitato di farlo, ma qui preferisco. Deve esserci una nota dell'esploratore qui da qualche parte. Cioè, è una rovina. Le rovine hanno note dell'esploratore nei paraggi. Evidentemente questa no. Almeno ci sono delle frecce gratis. No. Vabbè. Allora, prima fatemi vedere quanta ossidiana mi serve, perché voglio fare il... dov'è? Allora, le forbici ne vogliono 5, facili, e tu ne vuoi 15, quindi 20 di ossidiana in totale. Ne ho 22, perfetto. E poi è di cristallo, se riesco mi servirebbe una stack intera. Ecco, così penso possa andare. Allora, così non ti puoi muovere, il che non va bene. Però se butto via questo, continui a non poterti muovere. Così ti puoi muovere, ok. Oh, la miseria. Però aspetta. Prima... pelle. Legna. Ti ho sentito, maledetto. Ok. Cannocchiale. No, porca la miseria, porca la miseria. Fermo. Passivo.
Ecco. Ho preso tutto. Ora posso tornare a casa. E finalmente posso... posso vedere... Finalmente le bestie che troverò in giro non saranno più un... Chissà che livello è. E poi trovarmi addosso un livello 135-140, così dal nulla. Porca la miseria. Salta. Non salta, ok. Ok. E sono riuscito a evitare anche lo Yuti. Dovrei far salire... dovrei salire anche di tempra, però... Ah, livello 58! Sono vicino alla stella per Argi. Ok, quindi... sto salendo a un buon livello. Ho una tigre che sta diventando cattiva. Ho il cannocchiale. Ho una tigre che sta prendendo delle belle statistiche. E avrò le... e avrò il necessario per fare il fabbricatore. Il che sarà una gran cosa. E almeno una luce. Oddio! Meno male che non eri interrato. Mio Dio, che spavento! Se era interrato ero fregato. Ha fatto rima. No, comunque, scherzi a parte, quello sarebbe stato terrificante. Allora, in compenso, grazie a te posso prendere una tonnellata di pelle e chitina. Quindi adesso non mi devo più preoccupare di quello. Mi devo solo preoccupare di riuscire ad arrivare... a casa... senza morire troppo male. E senza appesantirmi troppo di materiali. Adesso la ricerca delle creature da domare sarà molto più semplice. E sono quasi arrivato a casa. A livello 62... No! Neutrale! 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 Neutrale, neutrale, devi ammazzarli. Cavacca! Basta! Dio, si può sapere quanti cavolo ce ne sono? E quella salita mi sa che è uno spawn point per quegli affari maledetti. Non posso restare disattento per mezzo secondo.
è ancora forse il momento di cercare. Ok, sì, è assolutamente il momento di iniziare a cercare. Oh! È assolutamente il momento di cercare le limantrie. Dubito di riuscire a prenderla. Non ho così tanta fiducia. Ma e infatti, cos'è che manca? Solo fibra? Ah, se manca solo fibra posso provare a inseguirla. Via, 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 via. Ah no, è sicuramente andata a finire chissà dove. Ah, troppo tardi. Che scatole. Ah, beh, d'altro canto questo è quello che succede quando vado in giro senza trappole. Le limantre per fortuna le si può facilmente intrappolare usando una tenda, quindi motivo in più per girare con una tenda. La volta che vado a caccia di limantre ci vado organizzato, probabilmente nel prossimo episodio, che adesso la vedo dura. Fammi passare. Ah, sono tornato qua dove era il gigateschio. Ok, adesso potrò vedere i livelli dei Thylacoleo che sono vicino casa e valutare se si possono ammazzare o no. Ah, santo cielo, è così è così frustrante non poter vedere le cose. E per fortuna qui il cannocchiale finalmente ci permette di vedere. Devo fare attenzione perché qua c'è potrebbe ancora esserci nei paraggi quel caprosuco che avevamo visto prima. Eccolo là. Però adesso posso vedere che livello è. Livello che muore. Ecco che livello è. Insetto maledetto. Ok. E sono finalmente arrivato a casa. Alleluia. Con una signora tigre. 50. Non male. Ok. Finalmente posso fare cose. L'unica cosa che mi manca sarebbe sarebbero le perle silice, ma quelle possono aspettare. Ok, adesso devo solo allargare casa, fare una trappola per quell'affare lì, prepararmi per fare le trappole per argi e per limantria, una delle due. E sì, ok. Ah, finalmente, ok. Adesso che sono tornato a casa sono più tranquillo. Devo solo bere. So che quell'affare di livello 50 quindi è ammazzabilissimo nel caso venisse a dare problemi.
E l'unica cosa che dovrò fare è racimolare metallo, ma per racimolare metallo come si deve devo avere un argi, perché devo trasportare la roba in volo. Qua muoversi a piedi è un incubo. Quindi sì. Oh, che casino. Tu sei stato fondamentale. Teniamo tutti su neutrale. Ok, quindi ho il necessario per fare la sella per Procoptodon. Anzi, dentro questo posso andare via. Posso fare la sella per il Procoptodon. Volendo posso fare quella per Carnotauro. Faccio già quella per Enki. Quella per Dedicuro l'avevo già fatta. Devo prendere altro materiale per fare la cosa del deserto. E posso... Uff, petrolio. Cavolo, petrolio. Ok. Non posso ancora fare il fabbricatore, ma sono quasi a livello per fare per avere l'Argentavis. Posso averlo già prima, però... Sella per Daedon. Però posso fare... Ah sì, però per quello mi serve il fabbricatore. Ok, questi due sono il prossimo grosso obiettivo. E qui... Sì... Molto sì, assolutamente sì, assolutissimamente sì, e anche te. E il resto si vedrà. Ok. Ah, finalmente. Allora, prossimo episodio. Prossimo episodio posso continuare a cercare di raccogliere i funghi necessari per domare un Procoptodon e ho una Limantria. E penso che la sella per Limantria si faccia nel mio inventario, giusto? Sì. Perfetto, allora farò una sella per Limantria, quindi, e proverò a domare una Limantria e ho un Procoptodon e un Argentavis e un Ankylosauro, e potrò iniziare a esplorare un altro po', cercare dove è il petrolio, e sarò un livello da poter iniziare a farmare i drop. Sono a livello da farmare i drop gialli e presto i drop rossi, quindi sì. E nel frattempo non in video finisco di costruire casa e mi organizzo per farne anche una nuova da qualche altra parte. Ok. Signori e signori, è stato un piacere avere con voi. Avere con voi. De unga bunga. Me parlare italiano. È stato un piacere stare con voi finora. Spero che vi siate divertiti. Io sono stressatissimo. E noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.